No, Conte, Conte è vero, io scusate, so, allora Conte nel senso del Presidente del Consiglio, quell'altro il non lo mio so. avvocato si chiama Antonio Conte, e il mio ex allenatore si chiama Antonio Conte, e adesso mia madre si chiama Michela Ecco, Conte, questo non lo e quindi sapevamo, diciamo, francamente, salutiamo quando la mi dici famiglia, grazie, Conte io bravo. sto. No, dicevo, si è chiamato Conte perché in questo momento il paradosso, non so neanche più se sia un paradosso, diciamo che è l'andazzo del momento, è che l'autorevolezza ce l'ha più Fedez o la Ferragni o De Rossi o non so, Mancini anche nel dire queste cose di quanto non ne abbiano i leader politici. Tant'è che Conte, per trasmettere un messaggio, in questo caso utile alla comunità, ha chiamato Fedez. Diciamo tu rispetto a questa. No, questa penso che sia stata una polemica assurda, insomma, è una legge quasi di mercato, del commercio, no? A me ogni tanto mi fermano per strada e mi dicono, guarda, mio figlio è della Roma, gioca a calcio, sei il suo idolo, gli fai un video e gli dici che se vuole diventare un bravo calciatore deve anche fare i compiti, o che ne so, deve mangiare la verdura, non lo so, qualsiasi Ah, cosa. questo ti E chiedo. quindi. Allora, E io volete penso. che i vostri figli mangino la verdura? Fermate No, era. Daniele De Rossi per strada? Era per dire Se lui che. è sempre disponibile, l'ho visto fare queste cose. Sì, per far arrivare un messaggio devi usare un veicolo che arrivi. Se fai parlare un virologo a dei ragazzi di 15 anni, cambiano canale. Se parla Fedez con la moglie, insomma, sono giovani, sono belli, sono famosi, hanno una vita che i giovani oggi invidiano, li ascoltano di più. Quindi io, poi quando parlano mi sembrano tutt'altro che scemi, quindi mi sembrano anche persone in gamba, io non ci vedo nessuno, niente di male, certo. Assolutamente d'accordo. No, l'osservazione che faccio è che diversi virologi ormai sono diventati a loro volta personaggi della TV, quindi adesso li fermano in quanto personaggio della TV, quindi Sì, no, insomma, l'importante è che si no, fermi lì, penso che ormai sia quello il fenomeno. Succede così anche con i politici. A e anche con quelli che, insomma. Salvini lo fermano per dire ai figli di mangiare la verdura, ma non perché è politico, perché è uno che sta in TV. Comunque, al di là di questo.